Allora, oggi non ci siamo fatti sentire tanto perché eravamo con degli amici e in più sono in detox, quindi praticamente ho mangiato poco, anche se in realtà mi sono mangiata un piatto di pasta da mezzo chilo, però ho deciso di evitare il fritto perché stanotte non è che sono stata male, però sentivo che ero arrivata al limite delle mie possibilità e quindi niente. Poi adesso siamo appena usciti dalle catacombe dei Cappuccini, che in realtà, come dice la guida, non sono catacombe ma è un cimitero vero e proprio. Probabilmente avrete visto delle immagini in televisione, poi comunque abbiamo fatto qualche ripresa anche noi dove si poteva fare, perché certo non si può riprendere tutto. E bello, oddio, è molto impressionante. Diciamo che forse non è adatto alle persone troppo impressionabili, secondo me, perché veramente si cammina a pochi centimetri da delle salme, obiettivamente. Però 20 minuti di visita, 5 euro ne vale la pena. Fortuna che non mangiavi più, avevi detto. Ma io impazzisco per la pasta di mandorle, cioè levamele, se non le mangio tutte. Ma vogliamo far vedere il nostro appartamentino? Vai. Allora, vabbè, siamo praticamente proprio Ballarò, centro perfetto, da qui parti e puoi andare ovunque. Questa è Stefania che mangia ancora pasta di mandorle. Ma basta. Ok, riprendiamo che mi si era scaricata la batteria. Cucinino, di qui vai, 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 vai. Aspetta, che c'è la luce. Bagno. E qui la stanza. Praticamente questa è una vecchia casa del centro storico, ristrutturata e messa in affitto. Per questo vogliamo ringraziare Evelyn, la mamma del nostro amico Pietro, che ci fa stare qua e ci fa stare sempre bene. Qua. Eccoci qua. Qui c'è Ballarò, il mercato di Ballarò, e qui siamo noi. Queste sono le vie principali, via Maccheda. Praticamente da qua arrivi ovunque tranquillamente a piedi, quindi se in futuro qualcuno di voi volesse venire a Palermo consigliamo questa zona. È molto strong, quello ve lo diciamo, però c'è tutto e soprattutto tanto cibo. Giornata abbastanza impegnativa, nel senso che abbiamo camminato molto e adesso torniamo a casa e dormiamo. Buonanotte. Comunque non mi abituerò mai ai prezzi delle cose qua in Sicilia, cioè questo bombolone strapieno di crema fritto, 1 euro. Come cominciare bene la giornata? Partiamo dal mercato di Ballarò, che praticamente sta fuori dal nostro appartamento. Ci prendiamo una bella spremuta, una brioche e poi cominciamo il nostro giro per Palermo. però buon appetito. Ce ne stiamo andando da Palermo e dalla Sicilia, però ci dispiace molto lasciare Palermo, la Sicilia, dobbiamo dirlo, perché è veramente stata una settimana bellissima, ci siamo trovati bene dappertutto, abbiamo mangiato tanto bene, abbiamo visto delle cose stupende, però a parte questi luoghi comuni che in realtà sono veri, quindi non sono poi tanto luoghi comuni, andiamo all'aeroporto. Prima dobbiamo riconsegnare la macchina e poi andiamo all'aeroporto.